prima serata del 13° Festival delle Periferie. Si presenteranno sul palco Cristina Nicco, Proclama, Fumo Nero e Japanese Gum. Andiamo a conoscere i Japanese Gum. Penso che fondamentalmente sia partita quando c'è stato bisogno di provare a tradurre in suono qualcosa che era una suggestione, una sensazione, una roba così. Partiamo da strumenti organici, però comunque musica composta elettronicamente. Quali sono gli strumenti che usate? Qualsiasi, dal vivo per questioni di chiaramente di carico e di palco, poca roba. Tantissimi, non saprei dirti, dal vivo sintetizzatori e campionatori comunque. Più l'immagine, magari ci sono delle immagini che cerchiamo di tradurre in musica. E poi sicuramente l'aspetto che trovi il suono giusto al momento giusto e ci costruisci sopra un pezzo senza per forza partire da una melodia. Trovi il suono prima e poi tutto il resto dopo. Quali sono i momenti in cui vi piace più comporre? Ma a me personalmente è al mattino, però è perché è il momento in cui magari ho un pochino più di libertà, però in realtà quando ne senti bisogno, penso, direi. Quanti posti avete suonato? Quante nazioni? Quante città? Parecchi. Nazioni non lo so, non ho contate, direi una trentina più o meno. Più o meno, grosso il modo, e boh, concerti non lo so, non abbiamo mai contati. Ci sono degli artisti a cui fate riferimento voi, o dei DJ? Sì, boh, dal passato a oggi, tutto, un sacco di musica elettronica, particolarmente quella anni 70, inizio anni 70, così, quindi la prima musica elettronica, scena psichedelica generale, diciamo, anche quella contemporanea. La musica a futuro, se c'è qualcuno che ha delle idee per fare la musica, penso. Poi se usi strumenti digitali, analogici, usi chitarra, computer, ci vogliono le idee, quello dipende, non lo so, bene, bisogna vedere il futuro. Ti stuferai mai di suonare? Ci ho pensato, non esattamente in questi termini, ma qualche tempo fa, ho pensato preoccupato se dovesse succedere un momento del genere, non lo so, spero di no. Cosa deve succedere per stufarmi? Qualcosa che non conosco. Come vi acclama il pubblico di solito? Non ci acclama in generale, no, siamo un gruppo molto riservato e molto composto anche in questo senso, dai. E per quello che fate questo genere di musica un po' particolare? Insomma, rispecchia anche quello, dai. Noi continueremo a suonare fino a quando avremo voglia di dire qualcosa in questo modo, poi potremmo fare dell'altro, che già più o meno facciamo anche, quindi boh, suoniamo. Dove si può trovare la vostra musica se uno vuole ascoltarla? Puoi trovarla sicuramente online, diciamo che se segui, vabbè, il sito appunto japanesegum.net o altrimenti i social networks che seguiamo, trovi tutte le informazioni tramite Bandcamp e altrimenti le copie fisiche tramite la nostra etichetta e i negozi che hanno le nostre copie fisiche. La vostra etichetta qual è? È l'HWR di Oslo.